Bentornati amici, oggi vedremo insieme come è possibile costruire in maniera autonoma un cavetto per connettere un dispositivo telefonico alla rete telefonica. Quindi il suddetto cavetto può essere utile quando dobbiamo connettere ad esempio un router alla rete telefonica, un telefono alla rete telefonica, un fax alla rete telefonica o altri dispositivi comunque che devono attingere dalla rete telefonica. Spesso la lunghezza standard del cavo che ci viene data in dotazione può non essere idonea o troppo lunga o troppo corta, quindi è opportuno spesso andare a procurare un cavo telefonico su misura in modo tale da realizzare questa connessione tra dispositivo telefonico e rete telefonica ad hoc. Quindi ciò di cui abbiamo bisogno per creare questo cavetto telefonico sono le prese plug RJ11 che ci ricordano un pochettino le prese plug RJ45, quella là che impiegavamo per costruire il cavo di rete Ethernet che abbiamo visto in un precedente tutorial, anzi vi invito a dargli un'occhiata. Tornando al discorso in oggetto, quindi i plug coinvolti per costruire il cavetto telefonico sono dei plug a 4 pin. 4 pin perché nella più generale delle situazioni tutte e 4 pin vengono coinvolti per avere delle connessioni particolari, più che altro utilizzate nel sistema USA. Ma nel caso nostro, quindi quando dobbiamo connettere un dispositivo alla rete telefonica che è alimentata da un doppino telefonico, quindi costituito da due poli, dobbiamo coinvolgere i poli centrali del plug telefonico, del plug RJ11. Una volta procurato il cavo, se il cavo è a 4 poli, inseriremo tutti e 4 poli. Se invece il cavo è a 2 poli, come in questo caso che adesso vedremo, dobbiamo coinvolgere i due poli centrali. La numerazione del plug va fatta come nel caso del plug RJ45, ovvero rivolgendo la linguetta verso il basso e i contatti verso di noi. Quindi da sinistra verso destra abbiamo 1, 2, 3 e 4, ovvero la numerazione dei pin. Quindi i pin che dobbiamo coinvolgere sono il 2 e il 4. I pin vengono collegati da un estremo all'altro in maniera parallela, quindi il pin 2 col 2, il 3 col 3. Quindi nel caso in cui gli spinotti vengono forniti con 4 connessioni, con 4 contatti metallici, dobbiamo coinvolgere i due solamente centrali. Può anche capitare che i plug che andiamo ad acquistare hanno solamente i poli centrali. Quindi nel nostro caso abbiamo tutti e 4 contatti, ma andremo a coinvolgere nella connessione i contatti centrali, come appunto ho detto. L'attrezzo di cui dobbiamo avere bisogno è lo stesso attrezzo che utilizzavamo per crimpare i plug RJ45. In questo caso dobbiamo crimpare i plug RJ11. Probabilmente anche nella versione più economica delle pinze crimpatrici troveremo un'asola un poco più piccola che vediamo qui. Quell'asola appunto che servirà a inserire il plug e poi per essere crimpato al cavo. Quindi procediamo con la realizzazione del cavo. Una volta spelato il cavo telefonico andremo ad individuare, come in questo caso, i due poli interessati al collegamento dei poli centrali del plug. Quindi li accorceremo in modo da costituire circa mezzo centimetro di cavetti che a loro volta sono pure isolati, e individueremo il cavo verde e il cavo rosso. Il cavo verde va al pin 2 e il cavo rosso va al pin 3. Quindi inseriremo il cavetto, che probabilmente si troverà rivestito di una guaina che ha una forma piatta in modo tale da stare il più aderente possibile all'interno del plug, e in questo modo inseriremo il cavetto all'interno del plug in modo tale che la guaina capiterà nella prima metà del plug in modo da essere schiacciata dalla pinza crimpatrice e quindi fare in modo che il cavetto sia ben saldato, fisicamente saldato al plug, e i poli centrali, quindi i filini, vanno in contatto con i contatti metallici tramite la crimpatura. Una volta effettuato ciò, l'unica cosa che dobbiamo essere sicuri è che effettivamente la coppia di cavi sia al centro dei 4 pin. Quindi dopo aver inserito questo cavo in modo da sbattere contro i pin, procederemo alla crimpatura tramite la pinza appunto che abbiamo visto poco fa. Io lo faccio vedere con la più economica, credo sia tra le pinze crimpatrici, proprio per far vedere che è una procedura che può essere tranquillamente effettuata da chiunque. Quindi inseriremo il cavo all'interno dell'asola della pinza crimpatrice
e procederemo alla pressione della pinza. In questo modo i contatti metallici del plug andranno contro i pin, i filini inseriti all'interno del plug, fino a incidere la loro guaina per avere continuità elettrica. E quindi questa è la prima fase. Già vediamo che non è possibile tirare il cavo dal plug proprio perché è stato crimpato correttamente. La stessa cosa faremo nell'altro capo del cavo. Quindi una volta spelata l'altra estremità del cavo, pin verde per primo e pin rosso per secondo, ovvero pin verde pin 2, pin rosso pin 3, poiché trattasi dei pin centrali del plug. Li andremo ad inserire assicurandoci appunto di coinvolgere i pin centrali e subito dopo procederemo anche qui con la crimpatura, allo stesso modo dell'altra estremità. Ed ecco assemblato e cablato il nostro cavetto telefonico, pronto per connettere un dispositivo telefonico alla rete telefonica, ovviamente laddove come presa telefonica abbiamo una presa di tipo plug. Nel caso in cui sia di tipo tripolare esistono ormai gli adattatori che trasformano la connessione tripolare, vale a dire quella tradizionale, quella un po' più grande, a sistema plug RJ11.